conoscenza. È utile, ci possiamo dire a leggere ciò che avviene, ma nello stesso tempo può diventare un ostacolo alla nostra capacità di capire, di conoscere questa persona, di rispondere in maniera creativa e originale ad eventi che si manifestano solo qui e ora. Per esempio, la luce intorno a voi, le sensazioni del vostro corpo, il modo in cui siete seduti adesso, il modo in cui respirate, le emozioni che sentite adesso, i pensieri che passano per la vostra testa, tutto questo non è mai accaduto prima. Questo non è difficile da riconoscere e accettare. Il presente è sconosciuto fino al momento in cui accade. Quindi qualunque lettura di questo momento sconosciuto, anche voi stessi, attraverso la conoscenza accumulata nel passato, sarà inevitabilmente carente, se non proprio fuorviante, perché ognuno di noi cambia momento per momento, perciò è tutto da scoprire e da conoscere, momento per momento, come mediante una consapevolezza sempre presente. E quindi vivere il momento presente con la consapevolezza di non sapere anche di noi stessi vuol dire aprirsi a ciò che accade dentro e fuori, accogliere gli eventi senza a priori, senza preconcetti. Non solo gli eventi esterni della vita, ma anche le persone che incontriamo. La consapevolezza che non sa è nella sua apertura capace di accogliere. Non ha bisogno di filtri attraverso cui interpretare ciò che avviene con l'illusione di controllarlo. In questa attitudine cosciente di non sapere si manifesta la libertà dell'individuo dal superego, perché il superego è formato soprattutto da conoscenze passate, preconcetti. Se il counselor si predispone con questo atteggiamento di non sapere, si sente più libero lui stesso, ma anche il cliente, perché non si sente giudicato dal superego del counselor. Il bagaglio del passato si fa poco a poco più leggero se ci predisponiamo con questo atteggiamento. Vuol dire allora che buttiamo via tutto ciò che conosciamo? No, no, di certo, semplicemente riconosciamo i limiti di un'interpretazione del presente basata solo su quella conoscenza passata. E nel fare questo diventiamo disponibili alla realtà, alla vera realtà, all'esperienza presente che può manifestarsi solo quando non è oscurato dal passato. Socrate, molti di voi se non hanno letto filosofia, padre della frase famosa conosci te stesso, fu dichiarato l'uomo più saggio della Grecia, dall'oracolo di Delfi. Quando i suoi discepoli gli domandarono cosa pensasse di quella fatta, questa dichiarazione, Socrate rispose di non capire come fosse possibile. Si meravigliò, in quanto l'unica cosa che lui era sicuro di sapere era di non sapere. Poi i discepoli andarono a Delfi a interrogare l'oracolo sul perché della scelta di Socrate come uomo più saggio della terra. E gli riferirono la risposta che Socrate aveva dato. E l'oracolo disse, è proprio per questa ragione ho scelto Socrate. Perché è l'unico che sa di non sapere. La conoscenza che ci portiamo dietro diviene con il suo bagaglio di concetti, giudizi, pregiudizi, credenze, una quantità energetica, mentale ed emozionale che ci separa dal momento e dalla sua totalità. Quando riconosciamo di non sapere, allora diventiamo in grado di essere presenti con tutto ciò che si presenta nella nostra esperienza. E solo allora sperimentiamo la realtà. Essendo presenti con tutto ciò che
soffocata. Questa capacità emerge per la prolungata consapevolezza e profondità che noi riusciamo ad attuare. Anche quando la superficie della nostra coscienza è agitata, una presenza più profonda è calma, è consapevole. E percepiamo flussi di consapevolezza, di attenzione e di saggezza che ci sono nascosti normalmente. Quindi occorre affidarsi, o meglio, arrendersi di più al sé. Vale a dire la parte infinita, più profonda di noi stessi, che il predominio della vita razionale, di pensieri, razionalità, ha relegato sullo sfondo. Il sé, con la S maiuscola, è il centro della nostra vita creativa, è dentro di noi. Insomma, riconoscere il non sapere significa riconoscere che le persone che incontriamo, la nostra stessa esistenza, è un grande mistero, è in gran parte un mistero. E quanto tale può essere vissuto con timore, con paura, perché tutto ciò che non conosciamo ci fa un po' paura di far timore, perché è imprevedibile, ma che proprio perché è imprevedibile, al contrario, può essere affascinante, può essere stimolante, c'è un motivo di curiosità, di interesse, di aspettative positive, tutto da scoprire, quando ci predisponiamo con questo atteggiamento di non sapere. Come quando guardiamo un film con continui colpi di scena, che non è scontato, non è banale, non è mai monotono, ma è più di un film, perché non è finzione, è la realtà, è la nostra realtà, è la nostra vita, siamo noi i protagonisti. Perciò io credo che questa condizione mentale, questo atteggiamento mentale, cioè di riconoscere, di non sapere, e nel contempo rendersi di più al sé, alla parte profonda di noi stessi, non è auspicabile solo quando facciamo colloqui di counseling, ma sempre. Perché quando si riesce a realizzarlo e ci si abitua a questo atteggiamento mentale, a poco questo atteggiamento mentale è in grado di trasformare la monotona routine quotidiana e la vita di ogni persona in un'esistenza affascinante, meravigliosa, nel senso che ci meraviglia, ci stupisce ogni giorno. Comincia a liberarsi uno spazio interiore, finalmente uno spazio vuoto nella nostra mente. L'assenza di pensieri e di preoccupazioni comincia a liberare uno spazio e vi accorgete che c'è pace, c'è silenzio in quello spazio che si è liberato nella nostra testa. Niente chiacchierino, niente avanti e indietro di cosa dovete o non dovete fare, niente pressione a fare progetti, a essere pronti. La sensazione è come essere avvolti, adagiati in un soffice mantello di silenzio. La percezione del vostro corpo è diretta, è semplice, priva di concetti e giudizi a cui siete abituati. La semplicità delle sensazioni, quando non hanno un contenuto mentale, è strabiliante, come se tutto avesse, sì, più corpo, più densità. E vi accorgete anche che sentite il corpo non a pezzi, ma come un'unità, un tutt'uno, anzi, qualcosa che esiste tutto insieme, senza parti, tutt'uno anche con l'esterno, tutt'uno con l'universo. Che strano, mi dite. Eppure non è la pelle la mia casa, non è la pelle il confine che delimita ciò che sono io, cioè quello che è dentro, a ciò che non sono io, quello che è fuori. Vi sentite un tutt'uno con l'esterno. Questo pensiero, col passo per un attimo, se ne va con le mani, lasciando il vuoto, il silenzio nella vostra testa. Il vostro respiro che tredesce un fresco leggero nel naso. Tutto è così nitido,
La nitidezza è data dal fatto che ogni cosa è come immersa, ma anche accentuata dal silenzio e dallo spazio che c'è tra l'evento e il successivo. Non ci sono giudizi, non ci sono valutazioni o commenti. Tutto compare e scompare nella sua purezza, nella nostra testa. Tutto è semplice. Un pensiero, una sensazione, un'immagine, un respiro, un'emozione. Proprio come hanno detto per secoli i grandi mistici. Cioè tutto appare come onde nell'oceano della consapevolezza. E mentre continuate a godere di questa semplice tranquillità, notate anche che non ci sono tensioni. È come se non dovendo afferrare niente, non volendo definire e scatolare niente, non c'è sforzo, non c'è bisogno di sforzarsi. Il giudice interiore è silenzioso, quindi non ci sono giudizi, commenti. Finalmente siete soli, senza papà, senza mamma, senza guardiani, senza grilli parlanti, senza consigli e ponimenti, senza pregiudizi da sostenere e da difendere, senza opinioni per cui combattere, senza niente da dimostrare a nessuno. Siete soli. Ma quella mancanza di voci e giudizi vi permette di sentire per la prima volta di essere finalmente con voi stessi. Nello spazio lasciato libero dal giudice interiore si manifesta un'incredibile creatività, un esplodere continuo di possibilità e un mistero stupefacente. Non siete soli, semplicemente siete. Non vi sentite soli, anzi sentite più vicine le persone intorno a voi e il mondo che vi circonda, perché la conoscenza, tutti i pensieri, i concetti dividono, separano, invece riconoscere di non sapere unisce. E la sensazione che ne deriva è di pace, di rilassamento, di disponibilità, leggerezza, di essere in armonia con il mondo, di accogliere consapevolmente ciò che viene, senza paure o ansie. Ci si sente in sintonia col proprio destino, ci si accorge che è tutto molto semplice, che facciamo ciò che possiamo fare. La vita ci chiede coraggio, ma non per diventare più bravi, più belli, più buoni, secondo quale modello poi. Ma per guardare il nostro essere, ci chiede coraggio per riuscire a guardare dentro di noi il nostro essere con la E maiuscola e per riconoscerlo, perché solo così siamo in grado di raffinare l'universo e di trasformare la terra, cioè i difetti, i limiti, in cielo, in coscienza.